Vangelo del giorno 4 maggio 2021 dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Tra i principi di verità di questo Vangelo di oggi ne vorrei portare alla vostra meditazione almeno tre. La pace che Gesù augura ai suoi, la fede e il turbamento del cuore e poi la vittoria sul male, sul demonio. Partiamo dal primo principio. Non come la dà il mondo, io la do a voi, la pace. Che pace è quella del mondo? È una pace che dura fino a quando si va d'accordo. Oh, come sei caro, oh, come sei bello, tu sei la mia migliore amica, io ti voglio un mondo di bene. Se gli pesti un dito, finisce questo amore e finisce anche la pace conviviale tra di voi. La pace di Gesù non è una pace umana che dura fino a quando c'è l'opportunità. La pace di Gesù è qualcosa che ti cambia il cuore, perché vivere con la pace del Signore significa che anche se si abbatte il più grande terremoto sulla tua vita, tu sei in pace perché confidi nel Signore. E per questo poi il secondo principio, il secondo aspetto, non abbiate timore, non sia turbato il vostro cuore. Quando è che il cuore è turbato? Quando si sente scosso da qualche cosa, quando non ha certezza, quando si sente su quella barca avvolta dalle onde e si sente solo. Quando è invece che il cuore è in pace ancora una volta ed è sereno? Quando nonostante quelle onde confida nel Signore. E allora, ecco, lui non ha potere su di me, dice Gesù, riferendosi al principe del mondo, al diavolo, ma questo avviene perché io obbedisco al Padre. E questo deve essere una certezza per noi. Chi confida nel Signore, chi cammina con il Signore, chi si affida al Signore, chi si lascia difendere dal Signore, sarà vittorioso contro il nemico. Alcune cose avvengono perché il Padre dispone che avvengano, ma nessuno di noi potrà mai cadere nella rete del diavolo fino a quando camminerà con il Signore.